Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti per il nostro ultimo appuntamento della settimana, gasatissimi. Allora, oggi ho voluto strafare, ho detto proviamo, visto che di solito non si avvera mai quello che dico, oggi facciamo all time high in diretta, chi lo sa. Pump in diretta non funziona, dump in diretta non funziona, oggi puntiamo veramente in alto, puntiamo alla luna. Bitcoin è carico. Non conosce ritracciamenti, non conosce flessioni, ogni singola resistenza viene rotta, poi viene ritestata al pelo, a volte nemmeno ritestata e poi riparte, quindi è veramente ad un livello di estensione pazzesca. E la domanda che viene a tutti da farsi è: come cavolo approccerà questo benedetto all time high? È una domanda veramente da un milione di dollari, perché insomma ci si chiede un po', ma lo romperà come se niente fosse, ritraccerà un po' prima di arrivarci, oppure lo romperà per finta e poi damperà? Insomma, ci sono veramente tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. Oggi magari facciamo un piccolo gioco di immaginazione, come, non lo so, che cerchiamo di immaginarci come i vari scenari possibili. Mi sono dimenticato, scusate, di mettere in modalità aereo l'iPhone, eccolo, che lo uso, sono talmente pro che lo uso come fotocamera e quindi se non lo metto in modalità aereo mi cominciano a popparmi fuori notifiche. Comunque niente, noi nel frattempo siamo qui per cercare di mantenere la calma in questo ambiente di FOMO, perché the FOMO is real, come si dice in inglese, come si legge su Twitter, e quindi noi dobbiamo mantenere la calma, perché farsi prendere la mano è un attimo, fare cavolate è un attimo. Oggi sono ricomparsi, e li saluto se ci stanno seguendo qui, cioè nel nostro canale Discord, alcuni utenti che si vedono soltanto prossimamente ai massimi di solito, e questo per me è un segnale di top. No, sto scherzando, se siete qui vi faccio un caro saluto a tal proposito, ma a parte gli scherzi sto iniziando a ricevere messaggi da parte di persone che non vedo da tipo 3 anni, che non ricordo nemmeno come si chiamano, amici d'infanzia, che mi iniziano a chiedere di Bitcoin. Ecco, la cosa inizia un pelino a spaventarmi. Tra l'altro si parla tanto di Google Trend, ma su Google Trend è ancora basso, però attenzione, perché Google Trend in realtà non è che faccia, esponga un dato così completo, perché ad esempio io ho trovato questo dato preso da Semrush che compara, dov'è che è? C'era una comparazione tra il 2020, ecco, questo è il 2017 e questo è il 2020, e in sostanza, come vedete, i volumi di ricerca si sono quadruplicati quasi, quindi non è vero che c'è un interesse minore per Bitcoin, che ci sono i trend più bassi e così via, perché Google Trend in realtà mostra un'informazione parziale, cioè non mostra tutte le keyword correlate, mostra solo l'esatta ricerca per quella keyword lì. Ovviamente i motivi per cui su Google Trend il trend per l'appunto sembra meno galoppante, in primis magari la gente un po' già sa di che cosa si tratta parlando di Bitcoin, perché nel 2017 nessuno l'aveva mai sentito nominare, quindi Bitcoin sale di prezzo, che cavolo è sto Bitcoin, tutti a cercarlo. Adesso probabilmente in molti già lo sanno, almeno ne hanno sentito parlare, non sono più così incuriositi e magari vanno a cercare qualche keyword correlata, ma attenzione a non farsi fuorviare da questi dati parziali e soprattutto che si possono interpretare veramente in tanti tanti modi. E tra l'altro adesso ho trovato anche questo indicatore che sinceramente non so di, cioè che da cosa salti fuori e cosa significhi, ma dovrebbe puntare a misurare il numero di menzioni, insomma il sentiment. Adesso, questa è la fonte, non so, lascio a voi poi l'ardua sentenza, il sentiment dei media mainstream, quindi il numero di menzioni, relative frequency index, non lo so, è una sorta di RSI sul sentiment dei media su Bitcoin, magari una porcata, magari no, insomma io ve la butto lì. Però attenzione, il messaggio che volevo far passare subito è di non dire che non c'è ancora FOMO, perché su Google Trend i risultati sono ancora bassi, perché è tutt'altro che vero, credetemi, perché mi stanno arrivando di quei messaggi che magari un giorno faccio un collage per divertirci insieme. Infatti uno dei motivi per cui ho anche lanciato
quella piccola serie di video che faccio su Facebook, oggi ho parlato ad esempio delle truffe più comuni, è proprio questo. Vedo che stanno entrando nel mondo delle cripto una vagonata di nuovi utenti, un po' newbie, ma nel senso positivo della parola, cioè inteso come persone che non conoscono bene l'ambiente, non si sanno bene muovere. Quindi veramente, ripeto, ricevo dei messaggi che mi fanno accapponare la pelle, che in me penso, caspita, se io fossi un truffatore potrei veramente farci soldi con persone così, perché ti dicono take my money, così, ecco, e quindi bisogna fare veramente veramente attenzione. Detto questo, io inizierei subito con le vostre domande, perché stasera, per citare insomma una musica d'autore, direi it's raining shitcoin, e quindi chi segue il live becca shitcoin, chi partecipa in chat becca ancora più shitcoin, chi fa interventi che mi piacciono becca ancora di più, proprio ai massimi, shitcoin. Quindi è una vera e propria shitstorm, come qualcuno mi ha fatto notare. Iniziamo dall'alto, iniziamo con le vostre bellissime domande, dopodiché ovviamente andiamo a analizzare anche i grafici. Tra l'altro tra poco tirerò fuori qualche altro use case interessante per le shitcoin, ci ho studiato un sacco in questi giorni, dovrei fare quasi il white paper delle shitcoin. Vediamo, lo rendiamo l'asset più desiderato del 2021. Buonasera a tutti. Ciao Luca, una domanda su Binance. Quando prelevo i miei BTC ho diverse opzioni di indirizzi. Bravo, grazie perché hai fatto questa domanda. È una cosa di cui volevo parlare e non l'ho mai fatto, e fortunatamente me l'hai fatto venire in mente. Tra cui due di BNB, una di BTC che costa circa 7 euro di transazione. Quale uso per inviare BTC al mio wallet? Perché quelli di BNB costano molto meno, ma mi dice che se il mio wallet, uso Ledger, non supporta questo protocollo, le mie coin sono perdute. Bravo, ottima domanda. Per quale motivo? Perché non sei il primo a fare una domanda così e a chiedermi cose del genere. E addirittura, ahimè, qualcuno me l'ha detto dopo aver fatto la mossa, quindi ormai aveva perduto le sue coin. Quando si trasferisce fuori da Binance ci sono diverse opzioni, tra cui la BSC, BEP20, che sono i, come si dice, gli standard definiti da Binance, della Binance Chain e della Binance Smart Chain. Bisogna fare moltissima attenzione, perché se noi trasferiamo Bitcoin da Binance al nostro Ledger Wallet, non lo stiamo trasferendo sulla Binance Smart Chain, ma lo stiamo trasferendo sulla blockchain Bitcoin. Quindi fate molta attenzione, non fatevi allettare dalle fee più basse, perché la Binance Smart Chain ovviamente non è onerosa come Bitcoin, perché funziona in un modo completamente diverso e appunto meno oneroso. Però attenzione, perché se si trasferisce usando quel protocollo lì, bisogna accertarsi che lo stiamo trasferendo su Binance Smart Chain e non sulla blockchain BTC. Quindi se preleviamo da Binance per depositare a Coinbase, per depositare su The Rock Trading per vendere in euro, per depositare su Celsius Network e metterli a rendita, attenzione, bisogna assolutamente usare la blockchain Bitcoin. Mi raccomando, lo stesso vale per Ethereum. Ethereum si usa ERC20, ok? Attenzione anche col prelievo degli USDT, per esempio, perché so che Binance permette di prelevarli anche dalla blockchain di Tron, però se il destinatario non supporta la ricezione di token TRC20 della blockchain di Tron, vanno perduti. Quindi mi raccomando, grazie ancora per aver fatto questa domanda, anzi, guarda, ti do anche 20 shitcoin, perché è davvero... era assolutamente da fare, assolutamente pertinente. Ricordatevi in maniera più che assoluta che i trasferimenti vanno fatti a seconda della chain di destinazione e non di origine. Mi raccomando, altrimenti le coin sono perdute. È un danno veramente antipatico che so che qualcuno ha subito e la cosa mi dispiace. Benissimo, 20 shitcoin a te, anzi 18 perché ne hai 82, così arrivi a 100. Grazie ancora per la domanda e andiamo avanti. Buonasera a tutti, ciao Luke, ciao a tutti. Cancella quell'hashtag. E invece no, io
lo tengo, maledetti. Se non entro io, non entra nessuno. La mia posizione long ormai è diventato un meme, tutti i miss che ho fatto, però questo è il bello di diversificare l'operatività, di avere una parte in investimento e una parte in trading, così non dipendi al 100% né da una né dall'altra e insomma alla fine si sta molto molto meglio. Buonasera a tutti, esoso, all time high in diretta, non è per niente esoso, vedrete che adesso parte un pump che sfonda tutte le resistenze. Eccoci, buonasera, ciao Luca, purtroppo anche stasera la live è solo in 1080p, mannaggia ancora, ma che due scatole. Niente, una volta sola è riuscita e probabilmente laggerà. Non puoi mettere opzioni per cambiare la qualità? Sì, potrei, però potrei abbassarla, il problema è che se poi l'abbasso anche il repost su YouTube è a bassa qualità, perché me la registra comunque a 720 e c'è il rischio che poi purtroppo i grafici si vedano male e, insomma, cose di questo tipo. Mi dispiace un po'. Dai, c'è il repost su YouTube per chi proprio lagga in maniera inguardabile. Buonasera, buonasera. Ciao Luca, devo mettere la macchina in garage in vista della grandinata di shitcoin? Quando arriva? Sì, stai attento, se no devi farla lavare, completamente lavare. Guarda, te ne mando subito 5 proprio perché oggi sono talmente gasato che vedere questi numeri qui su Bitcoin mi gasa e veramente piovono shitcoin. Bon, 5 shitcoin per te, tutte tue. Pam. Spero che la macchina tu l'avessi messa davvero in garage. Luke, parlando di trading automatico, mi piace particolarmente la tua strategia sulla EMA Slope. Ho visto che su Wunderbit, tra l'altro, piccola parentesi, l'ho testata, ho visto che un time frame sulla quale funziona veramente veramente bene sono le 12 ore, ce l'ho attiva tra l'altro e mi piace molto. Su OBS due impostazioni diverse per la registrazione e per lo stream. Interessante. Ti gasi e non hai comprato nulla? No, errore, io parlavo queste qui che ho missato, sono le posizioni speculative, attenzione, non è che non ho investito in Bitcoin, non ho niente in Bitcoin, non sono mica pazzo, sapete benissimo che il 30% del mio net worth investito in cripto, quindi quello non si tocca. Quelle missate clamorosamente, tra l'altro, sono le posizioni speculative di trading, sulle quali ne ho una aperta su Ether, che però sta lasciando abbastanza il tempo che trovo. Ho missato ovviamente anche Yearn Finance, tra poco vi faccio vedere insomma come sta andando, ci aggiorniamo un po' anche sulle posizioni. In ogni caso, torniamo al discorso trading automatico, ho visto che su Wunderbit si possono collegare le strategie di TradingView a FTX, però bisogna fare delle modifiche al codice, e lì mi perdo. Se ti va, dagli un'occhiata, grazie. Va bene, ne potremmo parlare nel nostro canale Discord, perché no. Salve a tutti, buonasera Luca, eccoci, buonasera a tutti, buonasera, ok, grandissimi. Ciao Luca, FTX listerà ancora altre stocks in spot e in futures. La cosa potrebbe essere interessante, il confine che divide crypto e old market si sta assottigliando sempre di più. Sarà in grado di far confluire nuovi capitali? Cosa ne pensi? Avrebbe senso un pack su questi asset? E se da un giorno all'altro venissero delistati? Grazie. Allora, io ti dico... Innanzitutto ben ritrovato Giuseppe, che ci sei sempre, fai sempre domande e sei un grande e ti meriti 5 shitcoin anche tu per questo. Poi, per rispondere invece alle tue domande, guarda, del discorso del pack alla fine è come se fossero delle azioni, tu devi vederle in questo modo, quindi il investire in quegli asset lì ha senso se tu investiresti nell'azione, perché è esattamente la stessa cosa. Le azioni tokenizzate che offre FTX sono si chiamano fractioned stocks, sono delle azioni frazionate, perché altrimenti ovviamente se vuoi acquistare un'azione devi acquistarne almeno una, non puoi acquistarne una parte, a meno che non usi o un derivato tipo un CFD oppure appunto le fraction stocks. Le fraction stocks, la cosa positiva è che ti danno diritto, è come avere l'azione di fatto, perché ti danno diritto al dividendo, ad esempio se ci fosse l'exit o una fusione dell'azienda con qualcos'altro, che comunque tu partecipi allo stesso modo, ok? Quindi è esattamente come avere un'azione, però una parte, chiaramente, quello è il motivo. E si può addirittura tramite perché FTX è mediato da un'azienda tedesca, che è un'azienda che offre appunto questi prodotti, e in sostanza tu puoi dal token fare il redeem della frazione di azione, quindi volendo detokenizzarla in qualche modo. E quindi se venisse delistata da FTX ti puoi appoggiare all'azienda comunque che c'è dietro. In ogni caso io non credo che FTX le delisterà, perché ne va comunque della sua reputazione.
e ovviamente questo è un atto di fiducia nei confronti dell'intermediario che c'è, che è l'azienda che non mi ricordo il nome, ma su FTX trovi tutto, è un'azienda tedesca appunto. E guarda, ti dico, sul discorso dei capitali che possono arrivare o non arrivare, io lo vedo come una cosa, dir la verità, un po' più da speculatore questa, perché è un primo passo su FTX, che è già un exchange discretamente speculativo, e quindi secondo me è destinato a un pubblico ancora abbastanza di nicchia, una cosa che infatti i volumi sono ancora bassi per le tokenized stocks. Tuttavia, se la cosa poi diventasse su larga scala, se si unissero di fatto i mercati cripto con i mercati azionari, sarebbe una bomba questa cosa, perché veramente permetterebbe di fondere la liquidità dei due mercati. Però questo ovviamente è ancora un inizio, ancora una piccola briciola, un esperimento. A me piace FTX perché è sempre all'avanguardia su queste cose. Per chi se lo stesse chiedendo, le nuove stocks presenti su FTX sono, la vediamo subito, dunque qua non ci sono in realtà, perché dunque mi era arrivata, mi sa, la mail, tuttavia l'ho pubblicata anche tra l'altro su Telegram. Allora ve le vado a prendere, non le vedrete, vi avviso, però tra l'altro sono già listate teoricamente, sì, che c'è anche Twitter e così via. Beh, ve le leggo, non le vedrete a schermo perché vi ho inquadrato solo la schermata di oggi. Si tratta di Square, PayPal, MicroStrategy, Moderna, Zoom, Twitter, Uber e Nvidia. Quindi abbiamo del settore tecnologico, MicroStrategy del mitico bull Michael Saylor, grandissimo, e via, insomma, delle stocks abbastanza alla moda, possiamo dire. Continuiamo. Mi dai un giudizio su Nexo? Grazie. Allora, guarda, Nexo io la utilizzo da un anno ormai, oserei dire, mi trovo molto bene, tutte growth stocks, vero? Esatto. Mi trovo molto bene e io sinceramente, se qualcuno mi chiedesse la useresti, mi conviene usarla, se uno è interessato ovviamente a un servizio di quel tipo lì, la consiglierei, chiaramente sempre diversificando l'operatività. Quello che farei io è sempre di diversificare l'operatività, ovvero non concentrare tutti i miei asset su una singola piattaforma, ma magari diversificarli su altre. Io al momento utilizzo Nexo, BlockFi e Celsius Network. Stavo esplorando una quarta che adesso ve l'avevo spoilerato un po', ve lo dico, insomma, vi avevo fatto il teaser, sarebbe l'EDN che mi ispira. Sto finendo di fare un paio di ricerche, però mi sembra una piattaforma interessante e solida, ve la mostro anche giusto in un nanosecondo, perché si appoggia a Genesis Capital, che è uno dei principali lender del mercato cripto, e tra l'altro rilascia dei report in maniera periodica dove mostra l'andamento appunto del loro business e così via, e permette di avere il 6,5, aspettate che ve lo trovo, dovrebbe essere 6,5% esatto in BTC e APY, non male. E comunque approfondiremo, adesso fatemi finire questa ricerca e approfondiremo, prima ci vuole l'all time high in diretta. Andiamo avanti. Super gasati per la diretta dall'auto come sempre, grandissimo, ma quando arriva questo dump ritracciamento? Me lo chiedi a me, me lo chiedi, che ho missa, guarda, ogni rettangolo verde che tu vedi sul mio grafico è una posizione che non ho aperto, quindi non dirmi niente sul ritracciamento. Ciao Luca, all time high, ok, però adesso devi entrare, prendi posizione su Via, Audaces, Fortuna, Adiuvat. Ma guarda, ripeto, io parlavo di posizioni speculative, perché il mio portafoglio lo conoscete, faccio il video periodicamente sui miei investimenti, e c'è la parte in BTC, la parte in Ether, i miei BNB, gli FTT, e poi sapete anche come li ho distribuiti sulle varie piattaforme per farli rendere, quelli ci sono. E poi un 10% del mio portafoglio BTC in holding, che comunque è in BTC, è dedicato all'operatività speculativa. Io utilizzo al momento Binance Futures, lo sapete, in particolare apprezzo molto i futures CoinM, proprio perché io ho il margine in Bitcoin, quindi in sostanza collateralizzo in Bitcoin e poi apro posizioni speculative appunto utilizzando Bitcoin stessi. E
quindi quello è, basta, tutto lì. Non è che non ho Bitcoin e mi sto mangiando le mani, perché me le starei mangiando abbastanza, però fortunatamente il mio investimento l'ho già fatto. E a tal proposito, a fine mese mi sa che è in arrivo uno dei ribilanciamenti più grossi dell'anno del mio portafoglio, perché come sapete, se un asset pompa particolarmente, io ribilancio per ritornare comunque alla percentuale prevista. Se io voglio il 30% in cripto e Bitcoin pompa i massimali e mi arriva al 40%, io comunque vendo una parte di BTC a fine mese per ritornare al 30%. Ci tengo molto al bilancio del mio portafoglio. Più atteso di un costrutto di bottom, se ormai i costrutti di bottom ne vediamo ogni giorno. Buon pump a tutti, buonasera Gasati. Quando ci fai un video sul tuo portafoglio azionario e le piattaforme che usi? Ma guarda, in realtà è di una semplicità imbarazzante il mio portafoglio azionario, per quello non c'è da aspettarsi chissà cosa, perché al di là degli swing trade, che ne faccio anche pochi, comunque anche di quelli, principalmente è un pack su ETF, quindi niente di fantasmagorico, non so cosa vi aspettate. Io sfogo la mia follia speculativa sulle cripto soprattutto, però lo farò. Ciao Luca, sono 2 settimane che ho incominciato a seguirti e sto letteralmente divorando i tuoi video, mi fa un piacere che non hai idea, sei molto chiaro e mi piace la tua sincerità, grazie. Su Telegram oggi hai scritto che la carta Binance sarà priva di fee per tutto il 2020 e poi partirà con lo 0,9, potresti spiegare meglio? Nel senso, io da quanto avevo capito era priva di fee già di suo, sei un grande. Allora, in realtà purtroppo no, non era priva di fee, ma c'è lo 0,9% su ogni transazione, perché la Binance Card si appoggia a Swipe, che è il provider proprio della carta fisica, colui che fa il servizio di e-money, in sostanza, che eroga la carta fisicamente, virtuale e fisica, in realtà entrambe, e basta. Quindi Binance ha acquisito Swipe, si appoggia a Swipe e eroga il servizio in quella maniera lì. Swipe, che è l'intermediario, si prende lo 0,9% di commissioni, purtroppo non solo in cripto ma anche in euro, quindi se uno carica euro, almeno era così, poi qualcuno mi ha detto l'hanno tolta, c'è da capire se adesso poi a fine anno rimetteranno anche quella, però in ogni caso c'era la fee anche con la spesa in euro, quindi carichi gli euro, ahimè c'è lo 0,9% di fee comunque. Fino a fine 2020, confermo, la fee è stata eliminata, quindi in sostanza sia che si acquista in cripto sia che si acquisti in euro è a zero fee di conversione, quindi se caricate 100 euro in BNB, 100 euro in Boost, 100 euro in Bitcoin si può già, mi pare di sì, voi comunque avete, se spendete 100 euro potete farlo perché non c'è appunto più la fee. Però dall'inizio del 2021 dovrebbe ritornare, chi lo sa. A proposito, mi hanno spedito la carta fisica, non è ancora arrivata, ma mi hanno fatto confermare l'indirizzo e mi sta arrivando, quindi a breve ve la mostrerò e la recensirò per bene, anche quella fisica, anche se in realtà ho già recensito quella virtuale, non dovrebbe cambiare nulla. Ciao Luca, ormai appuntamento fisso le live, grande Giacomo, grandissimo, guarda, ti do 5 shitcoin anche a te, così proprio, d'amblè. Ciao Luke, Binance Card, guardo all'immagine che hai caricato su Telegram, hai dovuto far qualcosa per richiedere la carta fisica? Perché io ho la card online, ce l'ho attiva da mesi, ma non ho ancora l'avviso che hai tu di spedizioni in corso. Allora, in realtà, aspetta che devo accreditare un attimo le shitcoin a Giacomo, eccoci qua, 5, tac, opla. It's raining shitcoins. Dicevo che in sostanza per ricevere la carta fisica non devi fare nulla, ma ti arriva la mail. A me è arrivata una mail dove mi hanno detto puoi richiedere la carta fisica. In sostanza tu segui il link oppure semplicemente ti loghi nel tuo account di Binance nella sezione carta, vai a vedere, sotto c'è un pulsante nuovo che ti chiede proprio conferma il tuo indirizzo e richiedi la carta fisica, una roba del genere. Ti chiede innanzitutto se sulla carta vuoi scritto il nome per intero, solo l'iniziale del nome e il cognome, e poi dopo ti chiede di confermare l'indirizzo che hai inserito. Una volta che lo fai ti dice bella, è in spedizione. In realtà vanno a batch, cioè nel senso partono da chi ha il livello più alto e chi la utilizza di più, la carta in sostanza. Quindi se tu magari hai quella virtuale ma non l'hai mai utilizzata, sarai nell'ultima batch, quindi magari dovrai aspettare ancora un paio di settimane, non so esattamente le tempistiche. Al contrario, qualora tu sei tra quelli che hanno magari un tier più alto perché hold di BNB e l'hai utilizzata magari di più, probabilmente in questi giorni ti arriverà la richiesta. Questo è un po' quello che ho immaginato io.
Ma un manga su un fatidico costruttore di bottoni come protagonista quando lo facciamo, sarebbe bello. Quindi è ora di shortare. Sì, è ora di shortare se vuoi regalare qualche stop loss al mercato. Guarda, in sostanza prendere posizioni adesso, ma adesso ancora, perché comunque qualche setup lo si ricava, ma tra poco quando approcceremo i massimi, ne parliamo anche, tra un po' ne parliamo perché è un argomento curioso, però secondo me è veramente una piccola lotteria, nel senso ci sarà una turbolenza tale che già mi immagino la numerosità di stop loss che partono. Secondo me la miglior posizione è quella spot, tranquilla, senza appunto troppi stop loss, senza leve né niente, perché c'è un rischio veramente pazzesco di farli saltare. Luke, ti volevo segnalare il sito defyrate.com/land, dove per ogni coin si possono vedere i rendimenti migliori e chi li offre. Lo andiamo a vedere subito, defyrate.com. Ve lo giro anche a voi, adesso lo sto un attimo guardando, eccolo qua, slash land. Ah no, guarda, eccolo qua. Dovrebbe già essere la pagina principale. No, è questa. Allora, ve lo giro subito. Molto molto bello, tra l'altro. Grazie per la segnalazione. Qui c'è qualcuno che vuole qualche shitcoin, mi sa, eh? Allora, in sostanza, questo è defyrate.com. Ho visto anche la home page, è bella. E fa vedere i tassi di interesse delle varie di DAI, di USDC e di altre cripto, forse è più carino allora la pagina quella comparativa tra le varie piattaforme DeFi, in realtà, o CeFi, perché c'è Crypto.com? Boh. Così, ce l'hanno buttata dentro. Ah no, c'è anche Bitfinex, Poloniex, Coinbase, BlockFi. No, allora non è solo DeFi, ma è anche CeFi, evidentemente. E le mette a confronto. Quindi, ad esempio, DAI su Compound frutta il 3%, su Aave il 5% e così via. La più alta è Fulcrum, che frutta il 7,69%. Poi, beh, è un po' incompleto, perché mancano, ad esempio, manca Nexo, manca Celsius. Non lo so, non ci sono tutte. Peccato. Però è interessante, sarebbe bello se ci fossero tutte quante le piattaforme, effettivamente. Non lo so, peccato, davvero. Interessante per chi magari è interessato alla DeFi, 187% su Bitfinex, Yearn Finance, wow, non male, ogni tanto c'è un po' di volatilità. E bello anche il grafichino che c'era qua all'inizio, che ho visto, che faceva vedere l'andamento nel tempo del tasso di interesse, che questo paradossalmente è più utile secondo me del tasso stesso, perché fa capire quanto è volatile, insomma, se un tasso di interesse è alto, però è volatile, che tra una settimana e la metà può essere meno interessante. Bene, comunque la tua razione quotidiana di shitcoin direi che te la sei comunque guadagnata, dai. Dove sei? Dove sei che te le giro immediatamente? Eccoti qua, tac. Ciao Luca, ciao a tutti. Ho sentito su un tuo video che vuoi fare l'esame per consulente finanziario. Si fa all'OCF, che libri studi? Ma guarda, in realtà è un mio piano futuro questo, non l'ho ancora fatto. Fa parte dei miei progetti da piano B, diciamo, nel senso da avere comunque un titolo per spendermi eventualmente in un settore diverso dalle cripto, qualora appunto, worst case scenario, il business sulle cripto dovesse fallire completamente. E quindi è un work in progress che me lo sono messo in testa. Ho visto che in sostanza lo studio può essere tranquillamente indipendente, ci sono anche molti corsi e poi c'è da tenere un esame dell'ordine in sostanza, sì, quindi l'OCF, l'ordine dei consulenti finanziari, e tu tieni l'esame e poi ti certificano, poi ovviamente c'è da iscriversi all'albo e in caso in cui poi uno voglia operare ci vuole l'assicurazione, tutta una serie di crismi, però intanto la certificazione c'è. Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua. È quello il bello, sta iniziando adesso che siamo a 18K. Ciao Luca, ma non è che come al solito quando tutti cominciano a parlare di Bitcoin è ora di uno storno? Guarda, non c'è da dire quando, cioè non si può sapere quando. Io credo che non ci sia bisogno di capire che tutti stanno parlando di Bitcoin per dire che un grafico del genere ha bisogno di uno storno, che ha sparato un 75% così a PAM senza nessuna norma di ritracciamento. Adesso non dico che deve dampare, però quantomeno dai un ritracciamentino così per poi ripartire come Dio comanda, potresti anche farlo Bitcoin, cosa ne dici? Io rimango della mia idea, cioè più estende così e più mi fa paura perché
è poco organico. Poi se adesso inizia la FOMO retail, che tutti comprano, estenderà ancora di più, farà un pump sopra i massimi storici e poi siamo ancora al 2017, perché purtroppo, anche se i fondamentali sono cresciuti e tutto quanto, il mercato è il mercato, cioè risponde sempre alle stesse leggi, quindi ciò che estende in maniera troppo drammatica poi va a finire che corregge in maniera altrettanto drammatica. Non si sa quando, perché tranquillamente domani potrebbe fare un più 20%, dopodomani anche, però prima o poi lo fa, e quindi c'è sempre quella componente di rischio veramente alta che bisogna stare attenti a mitigare, e non farsi prendere dalla FOMO e dire: caspita, voglio cavalcare l'onda fino al massimo assoluto, perché è una favola quella, non è assolutamente possibile, non esiste il poter cavalcare tutto e uscire al massimo. Chi mai ci è riuscito? Chi ha un colpo di fortuna? Allora, ciao Luke, dove siamo? Sì, qua. Bybit non ha KYC, alla luce di tutti i controlli governativi, secondo te è pericoloso tenerci fondi anche ridotti per trade speculativi? Grazie. Guarda, io ti dico la verità, ho fatto un passettino un po' indietro da Bybit, cioè lo utilizzo ancora, perché in realtà lo utilizzo soprattutto per l'operatività su Ethereum dollaro, anche se poi potrei tranquillamente migrarla altrove. Il discorso, come dici tu, è giusto, nel senso che effettivamente tra tutti gli exchange forse è che ho utilizzato, ad esempio BitMEX ora non lo utilizzo più, è quello che forse mi spaventa un pelino di più, ed è il motivo per cui ho migrato buona parte dell'operatività su Binance Futures. Effettivamente Bybit è il più simile a BitMEX che c'è, mi pare. Forse il KYC c'è ma è facoltativo, non vorrei dire una cavolata, però insomma sicuramente non è dei più trasparenti, ecco. Ciao Luke, il 30 novembre ci sarà l'ICO del token API3, che è? Che si vuole? Finito, non so cosa sia. Ciao ragazzi, qualche minuto di ritardo, dai, ormai mi conoscete. Bella per tutti, eh sì, oggi sì. Buonasera, speriamo solo che non faccio un dump tipo alle 3 di notte. Chi lo sa, può fare veramente qualsiasi cosa. Allora, ritorno alle 4 ore, perché era quello il grafico che stavamo seguendo. È qui che c'è il setup, perché tra l'altro è pazzesco, sul giornaliero non si vede neanche questo piccolo riposino che ha fatto in 2 giorni. Questo costrutto di bottom per l'appunto locale, con tanto di pool di domanda sottostante, è pazzesco, c'è una domanda pazzesca, è incredibile come ogni tentativo di dump venga assorbito, ma subito, senza neanche dargli il tempo di chiudere la candela, è allucinante. Niente, anche oggi non sono riuscito a entrare al primo blocco di meme. Oggi nel mentre della live giocherò a Blancos. Ecco, l'altro giochino che mi state menzionando in troppi e mi fate venire voglia, maledetti. Maledetti, a quello su EOS. Gente che fino a 2 mesi fa mi incitava a mollare le cripto, adesso mi chiedono dove comprare. Bravo, tutta FOMO e basta. Io ti dico, parlavo ad esempio anche con i miei ormai ex, ahimè, colleghi, ahimè per loro ovviamente, no, scherzo, ciao se mi state guardando, ciao, con i miei ex colleghi, che anche loro ovviamente: oh, ma adesso Bitcoin quando è ora di comprarlo? Quando è ora? È da 2 anni che ve lo dico, e mo quando è ora di comprarlo? È un classico, perché quando è basso il prezzo è veramente natura umana che quando c'è un trend discendente si tende a proiettare quel trend in avanti nel tempo e si tende a immaginare che continuerà così. Adesso è uguale, in realtà bisognerebbe ragionare al contrario. Guardate, cioè, vi ricordate, basta tornare indietro nel tempo di poco, se ci pensate, a quest'estate. Vi ricordate la FOMO su Band? Non lo so se ve la ricordate, se l'avete vissuta oppure no. Eravamo durante questa salita, ovviamente non voglio paragonare Band a Bitcoin, non me ne vogliate, perché non esiste paragone, per quanto uno possa apprezzare Band, Bitcoin a Bitcoin chiaramente. E cioè, vi ricordate questo andamento qui? E tutti parlavano di Band, ma come della DeFi, di 1000 coin DeFi, Chainlink, poi cos'altro c'era? Yearn Finance stesso, che aveva iniziato a galoppare a 90, e tutti volevano entrare, comprare ciecamente, pensando che da lì a non so quando sarebbero diventati miliardari. E arriva $10, arriva 20, arriva 50, e vendiamo quando arriverà a 100, chi vende prima di 100 è un pazzo. E alla fine cosa è successo? È successo che il mercato ha fatto il suo corso.
ovvero ha ritracciato. Anche lì si poteva già dire da qua che era iperesteso. Poi cosa è successo? È successo che ha pompato di nuovo, sì, perché come dicevo prima è impossibile sapere esattamente il momento in cui inizierà a stornare. Il problema della FOMO è che quando c'è FOMO in atto, se gli dici che stornerà prima o poi, tende a non ascoltarti, perché tende a dire ma cosa dici, domani ha pompato ancora, dopodomani ancora. Poi se succede ti viene a dire hai visto, tu dicevi che stornava, invece no. Ma in realtà non è una predizione del tipo domani storna, dopodomani storna, è soltanto un dire fai attenzione che più estende più c'è il rischio che storni. Quindi comprare adesso per holdare è una follia, comprare adesso per tenere una posizione a lungo periodo anche speculativa è anche quello una follia, perché è un rischio veramente enorme. Ha senso se uno imposta il suo trade col suo target, allora ci sta, oppure se uno ha una strategia da seguire tenendo in conto il fatto che il rischio storno è altissimo. Perché ahimè adesso l'andamento parabolico vale per tutte le coin, non solo per le altcoin. Quando parte inizia a galoppare e poi dopo un po' storna. Ovviamente non c'è paragone neanche tra le percentuali che fanno le altcoin e Bitcoin, perché Bitcoin dall'inizio dell'impulso ad adesso ha fatto l'80%, Bend aveva fatto tipo il 400%. Quindi anche quelle, cioè sulle altcoin è tutto esasperato, tutto esagerato. Però le regole del mercato sono quelle, purtroppo. Cioè io sono bullish su Bitcoin, non voglio essere visto come un bear o come uno che vuole far passare il messaggio che bisogna vendere. Assolutamente no. Sappiate che io non venderò neanche un Bitcoin, neanche un Satoshi, perché comunque io voglio investire, voglio continuare ad investire in Bitcoin, ci credo, non è cambiato di una virgola il mio sentiment, anzi può essere solo che migliorato. Tuttavia se uno mi dicesse caspita io quasi quasi compro adesso perché così tra sei mesi, un anno mi ritrovo con un guadagno notevole, non so se gli darei ragione oppure no. Cioè gli direi se uno vuole investire a lungo periodo allora si fa il suo piano di accumulo e non si espone però così tanto ad un prezzo del genere così vicino ai massimi storici, perché si espone a un rischio, magari ti va bene, magari ti va male, non vuol dire non per forza ti va male, magari tra sei mesi è a $50,000 e allora hai avuto ragione tu, però il discorso sta nel rischio, perché nessuno può sapere quello che capiterà, il rischio è indubbiamente alto, questo è un po' il succo del discorso. Ciao Luca, potresti fare un video in cui simuli una tua programmazione di trading del journal, price action, money management e quant'altro, così da mettere in pratica quello imparato grazie ai tuoi video? Ma potrebbe essere un'idea carina, perché no? Ciao, cosa consigli come exchange per il trading automatico? Vorrei scrivere da solo il codice degli script, MQL o anche altro. Ma guarda, alla fine se tu ti vuoi scrivere il tuo bottino, basta un exchange che abbia le sue API. Io ti dico, personalmente gli algoritmi, soprattutto se vanno con alta frequenza, li faccio girare su Binance Futures perché ha le fee più basse, semplicemente. Ha le fee da taker, quindi da market order allo 0,04, che sono il minimo in assoluto sui futures, e che altro? Ah sì, si possono scontare del 10% con i BNB, pagando i BNB, si arriva a 0,036 e si scontano di un altro 10% col mio referral link che non vi ho oscillato da nessuna parte, ma se nei video su YouTube lo cercate lo trovate. Luca, dici che se a fine mese hai il portafoglio sbilanciato vendi per diversificare, ora hai detto che non venderesti nemmeno un Satoshi. Sì, no, intendo che la mia percentuale la tengo fissa, cioè io ragiono in percentuale, non in valore assoluto, perché il controvalore comunque del mio portafoglio lo voglio sempre comunque in quella percentuale lì investito in Bitcoin, perché comunque proprio per escludere quella componente di volatilità lo faccio il ribilanciamento, che se poi in futuro calerà io riacquisterò per riconvertire la percentuale abbassata a quella target. Il discorso è proprio mitigare l'effetto della fluttuazione della volatilità e il metodo del ribilanciamento lo trovo ottimo. Ciao Luca, come comportarsi nei momenti di FOMO per il proprio regolare piano d'accumulo? Andare avanti come sempre o rimandare? Ma guarda, io ti dico la verità, rimandare secondo me no, secondo me vale la pena continuare fino a che non si arriva al proprio target. Se
Quello è, alla peggio addirittura, un piano di accumulo, avevo una versione di un piano di accumulo fatto sul mercato sugli ETF azionari, che si mette in pausa durante i downtrend, non gli uptrend, però c'è un piccolo trick, ovvero che quando riparte l'uptrend, la liquidità accumulata, perché comunque la liquidità, quella piccola cedola, diciamo, che si mette per acquistare ogni mese, la si mette da parte ogni mese di downtrend, e quando ci sono i segnali di uptrend si comincia a caricare di più, quindi per cercare appunto il momento di inversione. Anziché continuare a comprare lungo tutto il downtrend, c'è quel metodo lì. Però metterla in pausa, ma no, secondo me no, durante gli uptrend non c'è motivo di metterlo in pausa. Quindi ti basi su valuta fiat alla fine, non un numero di BTC. Ma guarda, in realtà io ho un portafoglio diversificato, non solo in cripto, che ha un certo controvalore. Io dico, per il momento storico in cui siamo, voglio il 30% in cripto per la mia tolleranza al rischio e così via. E quindi quello è la mia allocazione cripto. Se poi domani mi sveglio e decido che il mondo è cambiato in un certo modo, la mia propensione al rischio è aumentata e così via, dico, boh, voglio aumentare al 40% in cripto. Allora converto un'altra parte in cripto, in sostanza è quello. Io ragiono in quella maniera lì. Avevo letto qualcuno che mi ha scritto, aspettate, dov'era? Era una domanda intelligente, se c'era un exchange che permette di avere un ETF, di acquistare ETF sulle cripto. E guardate, la risposta è sì, ma nel senso più vero del termine, perché l'ho scoperto da poco, tra l'altro, questo exchange. Ultimamente sto smanettando un sacco su exchange strani, mi sto informando un po', e ho trovato Bitpanda, che il nome è tutto un programma, ho detto, ma da dove salta fuori questo? Poi invece l'ho esplorato e ci sono dei prodotti interessanti, perché, vabbè, a parte che è un'azienda regolamentata europea, sede a Vienna e tutto quanto, quindi ha tutte le carte in regola, ma le cose belle che mi sono piaciute sono, dove sono? Aspetta che la troviamo. Ecco, Bitpanda Crypto Index, l'ETF, come dicevi tu, che ci sono tre indici, BC5, 10 e 25, che in sostanza sono degli ETF di fatto sulle coin, perché li ribilancia lui ogni mese, e tra l'altro sono gestiti dalla VanEck, che è uno degli asset manager, una società della VanEck, che è uno degli asset manager più conosciuti. Ed è bello proprio perché, appunto, con commissioni discretamente basse, qualcuna c'è, attenzione, qualche management fee, però ti ribilancia ogni mese per pesare per capitalizzazione le varie coin. Poi degli altri servizi carini era i metalli, che è possibile andare ad acquistare i metalli, anche in questo caso collateralizzati, tramite un intermediario regolamentato e tutto, c'è oro, argento, palladio e platino, mi pare. Esatto, platino e palladio, con anche lì qualche commissione, perché di fatto è come averli, è come una cassetta di sicurezza, averli in un vault, e quindi anche quello mi piaceva. E poi cos'altro mi piaceva? Non mi ricordo più. Ah, Bitpanda, però vabbè, è un exchange classico per acquistare in euro, con commissioni tra l'altro anche abbastanza basse. Magari ne parliamo, boh, potrei farci un video, però la cosa che mi aveva incuriosito era proprio l'ETF sulle cripto, tra l'altro gestito dalla VanEck, che ho detto non è per niente male. Allora, dove siamo arrivati? Io vorrei sapere il Google Trend di Crypto Gateway Shitcoin, sarà altissimo, altissimo. Il Fear and Greed Index, pensi dia qualche indicazione utile? Ma guarda, cioè, dà una linea di massima, ma niente che non puoi capire da solo, in sostanza. È abbastanza evidente che adesso siamo in greed. Mentre sto studiando il Murphy, arriva la notifichina. Bravo, studiare e guardare i miei live, due cose fondamentali. C'è da dire che stanno entrando tantissimi investitori istituzionali. Credi che quando ritraccerà lo farà pesantemente? Guarda, io ti dico, non lo posso sapere, non so quanto ritraccerà, quando ritraccerà. L'unica cosa che mi sento di dire con relativa certezza è che se estende così tanto, se continua a estendere in maniera parabolica, ahimè, ritraccerà e lo farà con una durata e un'entità proporzionale all'estensione che avrà. Investitori istituzionali o no, purtroppo non cambia molto, perché è vero che comunque siamo in una fase dove ci sono molti investitori istituzionali dentro che portano via della supply, che generano mercati secondari perché poi comprano loro i Bitcoin, fanno le shares e le vendono ai loro clienti. Però
come dire, cioè le leggi del mercato sono sempre sempre quelle, al di là di tutto la speculazione è sempre quella che domina un mercato come questo, sicuramente in maniera sempre minore nel tempo, proiettandoci avanti nel tempo impatterà sempre meno, però al momento io purtroppo mi sento di dire questo, ecco. Tra l'altro oggi non si è ancora visto Carlos Matos, perché vi ricordo che se vi abbonate al mio canale, parentesi che con Amazon Prime e Twitch Prime è possibile farlo gratuitamente, mi fate una piccola donazione, dovete farlo ogni mese, vi ricordo, e in più si vede la GIF di BitConnect, bellissima, che fa pompare Bitcoin. Anche la mamma Caterina in FOMO, ho dovuto sedarla a bastonate, ma no, povera mamma Caterina, dai, regalale qualche Satoshi. Ciao Luca, il 30 novembre ci sarà l'ICO, eccolo qua, del token API3, che si vuole porre come alternativa migliorata di Chainlink. Al di là della ICO, conosci il progetto? Grazie. Guarda, purtroppo no, però io direi di diffidare a tutti qualcosa killer. Eccolo, eccolo qua Carlos, grandissimi. Io vi dico, diffidate di chi si propone come il nuovo Chainlink, il nuovo questo, il nuovo quello. Me lo studierò perché non lo conosco, però attenzione al troppo entusiasmo di certe definizioni. Secondo te, se volessi investire in oro, posso farlo acquistando la coin XAU oppure la stablecoin o i titoli futures? Cosa pensi sarà il futuro dell'oro? No trading ma investimento, anche in rapporto al Bitcoin. Viaggeranno paralleli o si incroceranno? Guarda, l'oro dicono adesso che si sta diventando obsoleto e tutto quanto, ma io sinceramente credo che l'oro sarà sempre l'oro. Adesso lato trading soltanto sta facendo un po' di storno. Per discorso investimento, una parte d'oro secondo me non è mai buttata via nel portafoglio. Questa è la mia personale visione, da non, mi raccomando, non imitare, a meno che non sappiate esattamente quello che state facendo. Not financial advice, però io tutta questa narrativa per cui l'oro ormai non serve più a niente non la condivido. Detto questo, il modo migliore, secondo me più comodo per detenere oro è tramite il token Pax Gold, che è il token erogato da Paxos, che è un servizio regolamentato, lo stesso al quale si appoggia tra l'altro PayPal per la compravendita di Bitcoin. Il token Pax Gold è legato all'oro, ha commissioni bassissime e per chi appunto non investe grossi capitali, secondo me è veramente il massimo. Mia personale visione, ci avevo fatto anche un video. Niente maglioncino, niente all time high. Ma come? Dai, no, eh? Il maglioncino quale? Quello rosso ci voleva, va tutto al contrario qua. Buonasera Luca, che tu sappia, se copio la Binance Card virtuale su Google Pay posso tranquillamente usarla per pagare nei negozi o è abilitata solo per gli acquisti online? No, la puoi usare, non so se è compatibile con Google Pay, altrimenti la puoi usare ad esempio con Curve, quello tranquillamente. Ciao, dopo tanto riesco a essere live, benvenuto, mi fa piacerissimo. Qualche posizione sulle stock? Ma guarda, al momento no, non le sto seguendo neanche tanto, lato speculativo proprio. Ho preso Bitcoin a 9k, bravo, complimenti per il tuo lavoro Luca, grazie mille, ma grazie a te. Ho passato una giornata a shortare, sono stanchissimo, mamma mia quanti stop loss hai preso, così per curiosità. Aiuto. Ciao Luca, mi dai una dritta su quello che ti chiedevo su Discord, la questione del ritiro da token set? E guarda, facciamo così, continuiamo la conversazione su Discord, adesso me la vado a riprendere. Domanda per curiosità, ti sei mai studiato il Murphy? L'ho letto, sì l'ho letto, e come dire, nozionisticamente ci sta sull'analisi tecnica. Ciao Luke, potresti guardare il grafico di Swipe? Inoltre la carta è ottima, dovresti recensirla. Non sei il primo a dirmelo e infatti credo che lo farò, è l'unica che mi manca tra l'altro, quindi credo proprio che la recensirò. Effettivamente qualità-prezzo, inteso come i requisiti in token SXP, è ottima e ripeto, credo proprio che la recensirò. Allora andiamo a vedere il grafico, che è la cosa più raccapricciante del mondo, purtroppo. Insomma, una cosa l'abbiamo capita, che investire nei
token delle carte non, è, non si è dimostrato per ora una grande idea, perché tra questo, Wirex token, ultimamente Crow, non sembra una grande idea, chi lo sa se poi si riprenderanno. Fatto sta che Swipe è forse quello messo peggio in assoluto. Tra l'altro mi ricordo che quest'estate c'era una FOMO anche su Swipe, ma vi ricordate, l'avete vissuta? Era una roba, io facevo veramente fatica a guardare tutta quella FOMO lì, che poi appena tu cercavi di dire qualcosa di diverso ti additavano come il bear della situazione. E vabbè, alla fine il mercato fortunatamente è pura da questi soggetti. In ogni caso stiamo lateralizzando adesso in zona minimi. Purtroppo il minimo assoluto è stato rotto a ribasso, quindi di sicuro non è una zona in cui eventualmente pensare di aprire posizioni long. Per l'acquisto della carta, cioè per appunto l'ottenimento della carta che c'è da vincolare dei token, invece potrebbe essere un'opportunità, perché effettivamente è quanto costa uno swap in dollari, un SXP. USDT, vediamo. $2.50. Effettivamente è... No, cos'è? Questo è l'app, SXP, USDT. No, $1, infatti. Con $300 ti porti a casa la, cos'era, la Sky, che ha i rebate su cosa, Spotify e Netflix, mi pare, il 2% di cashback, cioè $300 stiamo parlando, è veramente come qualità-prezzo eccellente, ripeto, niente da dire. Torniamo a noi. Ciao a tutti, oggi in versione costruttore di topone. Bellissimo, sono povero di shitcoin. No dai, te ne regalo 5 anche a te. Oggi mi sento generoso. La rivincita delle altcoin è alle porte, ma vediamo, aspettiamo a cantare vittoria, perché io finché non vedo, non credo. Sapete che io sulle altcoin al momento, anche perché guardate la dominance, non dà veramente segno di interrompere il trend, eh? Cioè, le medie mobili sono configurate in questa maniera, di higher highs, higher lows in continuazione, quindi io di parlare di altcoin che si riprenderanno è leggermente prematuro, ecco, questa è la mia visione. Luke, ti ho scritto su Discord un'idea, però non sono sicuro se va bene di... No, va bene, la leggo. Hai fatto bene, adesso me la vado a leggere. Ciao Luca, ciao a tutti. Buonasera Luke, con tutti questi miss ho finito di mangiarmi le mani e sto iniziando con le braccia. Guarda, sono in buona compagnia. Devi shillarla, almeno poi la gente si abbona a comprare. Ah, c'è anche Prime addirittura con la Swipe. Niente male. Ciao Luca, hai visto i cambiamenti di Axie Infinity riguardo le rewards e le energie, cosa ne pensi? Io ho visto che hanno fatto un altro round di investimento, è andato benone, però non mi sono più tanto aggiornato perché non ho tanto seguito quello oggi, in questi giorni in generale. Devo andarci a dare un'occhiata però, perché lo seguo con interesse il progetto. Dove siamo finiti? Ciao Luca, ciao a tutti. Sono un sognatore se dico che Crow potrebbe aver iniziato a provare a cambiare trend appoggiandosi sull'ultimo supporto disponibile. Ma guarda, in realtà è possibile. Andiamo a vedere Crow BTC, che è il grafico più bearish della storia. Però dunque, vabbè, questo è l'ultimo swing high. Oggi mi chiedevo se era considerabile uno swing oppure no. L'ultimo è l'all time low qua su OKX. Chi lo sa, chi lo può sapere? Bella domanda, cioè ce n'è di strada da fare prima di recuperare una parvenza di uptrend, però potrebbe essere un piccolo segno, ecco, no, di sicuro non è da setup long, se dobbiamo essere sinceri, perché insomma sembra proprio che si è rotto il grafico qua, cioè guardate che roba, non è neanche una roba da dire fai un po' così, un po' così, no, qui si è rotto il grafico, pam, ha iniziato a dampare senza freni, senza... La forza di gravità, boh, via, caduta libera. Chi lo sa, io spero che si riprenda. Speriamo, perché era interessante anche tutto il discorso delle rewards, finché c'è un token in crescita è ancora più interessante, quindi speriamo. Che perché stavo iniziando a pensare anche di diversificare un po' anche su crypto.com, anche lato rendita passiva. Vediamo. Dove siamo finiti? Posso spostare i token da, per esempio, BlockFi sull'address di Binance senza passare dal wallet? Direi proprio di sì. Pensi che dopo il più 14% di Crow di oggi si può pensare che sia l'inizio di un'inversione di trend? No,
Non ancora, non ancora, dai. Facciamo che aspettiamo ancora un attimino. Ciao, sto provando Binance Futures ad una posizione aperta, però non ho capito che succede se cambio la leva. E in sostanza cambi il margine che tu vincoli. Cioè, ad esempio, se tu hai una posizione da 1000 dollari, hai leva 10 per, tu avrai il margine di 100. Se tu metti la leva 1 per, tu margini 1000, con 1000. È quella la differenza. Il tuo margine libero che ti rimane per le altre posizioni. Quello è. Attenzione a non usare leve troppo alte, soprattutto se sei all'inizio, perché la leva amplifica la tua posizione, quindi la differenza è un po' quella. Poi dipende se hai il margine in cross o in isolated. Se ce l'hai in isolated, cioè in cross ti prende tutto l'account come margine, in isolated tu apri la posizione e margini quello, quindi è un po' più contenuto come rischio. Dove siamo finiti? Credi che BTC ritracci questo weekend? È più probabile che lo faccia da lunedì quando riaprono i CME? Ma guarda, non te lo so proprio dire. Dar delle tempistiche è veramente, ti direi, una cosa completamente a caso. Questo weekend potrebbe tranquillamente andare a fare nuovi massimi o andare a ritracciare pesantemente. L'unica cosa, secondo me, è che cioè, il segno alla fine non è così complicata come situazione, se vogliamo essere poi realisti, perché è vero, c'è molta FOMO, però da leggere sul grafico non è così complicato. A tal proposito, andiamo a vedere il grafico. Siamo a 55 minuti. Ultimamente me la prendo di un lungo. Poi, ragazzi, è impressionante perché io sto qui un'ora e in un'ora poi avrei ancora tante altre cose da dirvi, voi tante da chiedermi. E tra l'altro abbiamo 3 appuntamenti settimanali adesso. È pazzesco, ma sta cosa mi piace veramente un sacco. Comunque, ritornando a Bitcoin, il discorso è questo. Alla fine, io solitamente parto, l'analisi la faccio sul giornaliero, sul trend in corso, partendo ovviamente dai supporti e resistenze storici settimanali, che sono quelli più importanti. Qui ad esempio avevamo anche questo, che l'avevamo segnato, ma per qualche strano motivo ci si è cancellato, tac. Quindi, prima cosa, guardare i supporti storici settimanali, che sono sempre rilevanti, poi passare sul giornaliero e analizzare la price action sul giornaliero. Da lì, in sostanza, i supporti e resistenze storici settimanali di solito fungono da, vedete, ostacoli, se sono resistenze. Questo pure lo è stato. E il prossimo è l'all time high settimanale a 19.300. Quindi quella è la prima cosa da verificare. In seconda battuta, sul time frame giornaliero, invece, vado a vedere quelli locali di supporti e resistenze. In primis i pool di liquidità, come ad esempio questo, quest'altro e così via. E spesso e volentieri l'andamento che ha durante un bull market è breakout, retest e così via. L'unica variabile è che a volte non c'è il retest, però vedete che qua in realtà qualche volta c'è stato, perché c'è stato questo cluster qui, retestato, che è stato uno dei miei miss. Io, tra l'altro, ecco, avevo missato anche qua perché qua mi aspettavo un retest, quantomeno una pesca di liquidità, ma ahimè non c'è stata. Poi aveva retestato qui non ha mai retestato, purtroppo. Qui l'avevo aperta la posizione dopo la nascita del pool di liquidità, ma guardate dove è arrivato, l'ha sfiorato. Poi breakout e retest, questo da manuale. Poi breakout, e qua il retest in realtà non c'è stato, che è il solito, ahimè, problema. E questo era, ciao, questo. Poi di nuovo breakout, creazione di pool di domanda che è stato pescato tante volte, quindi le opportunità ci sono state e via, quindi retest. Breakout, adesso si è formato un altro pool di domanda che è questo qua, che va tra i 18.275 e i 18.500 e in sostanza dovrebbe essere così l'andamento. Quando si inizia a vedere un'inversione di struttura, ovvero che non esiste più breakout, retest, ma iniziamo a perdere dei supporti, ecco che lì inizia a verificarsi lo storno. Basta, è banale come cosa. Cioè, se adesso, ad esempio, andiamo a perdere questo lì, questo pool di domanda qua, in realtà questo è sull'intraday, quindi è meno efficace, perché come vedete sul daily questo è come se fosse un'unica estensione. Anche se, come vedete, questo pool di domanda anche sul daily si vede, però ripeto, si vede meglio sull'intraday. In ogni caso, la perdita di questo pool per me è un primo segno di indebolimento. Poi c'è da vedere come
come reagisce, perché con una perdita appunto di questo pool poi ci sarebbe la ricerca dell'high e ci sono due possibilità, ovvero fai un equal high oppure un high vicino e poi ritracci di nuovo e quindi quello è un potenziale costrutto di top, oppure vai a fare un higher high e te ne sbatti e continui l'uptrend, e quella è una delle prime domande da farsi. Altrimenti c'è la perdita dei supporti sottostanti, che è un segno di ritracciamento ancora più marcato, perché ovviamente più parte dell'impulso assorbi e peggio è per l'uptrend. Però in sostanza, per seguire, cioè la regola durante la FOMO è semplice, cioè buy every dip e poi quando cambia la struttura semplicemente smetti di farlo e chiudi le posizioni. Quella è la regola per seguire la FOMO senza facendosi il meno male possibile. C'è un setup ad ogni nuovo breakout che potenzialmente è cavalcabile, si mette lo stop loss al supporto sottostante e basta, questo è quanto. Quando inizia a ritracciare, allora si va a cercare dove potrebbe fermarsi il ritracciamento, visto che il macro è estremamente bullish, speculativamente può valer la pena andare a vedere qualche zona costrutto di domanda durante sui supporti del ritracciamento. E a me ne piacciono due in particolare, perché se ritraccia, ad esempio, supponiamo cose a caso, supponiamo che questo sia un livello di supporto importante, qui ad esempio arrivo ad approcciarlo, potrei andare a vedere sull'intraday, ad esempio sulle 4 ore, se si forma qualche costrutto di bottom, come ad esempio una cosa così, un higher low, poi un higher high. Questo è un costruttino di bottom che magari si vede sulle 4 ore ed è l'ingrandimento di questo, e posso entrare sull'eventuale retest o insomma sul breakout, se poi ad esempio consolida, metto lo stop loss sotto e ho una posizione abbastanza precoce perché l'ho presa sull'intraday, però assolutamente valida. Un altro che mi piace molto, sempre ipotizzando questo come livello chiave, è la sua falsa perdita, cioè lo perdiamo e poi magari, che ne so, lateralizziamo un po', ci muoviamo oppure anche no, però poi c'è il reclaim e il retest. Sul reclaim di quel livello lì, quello è un bel setup long, rischio rendimento un po' più ampio perché comunque ho lo stop loss più largo, però è un setup estremamente più cauto, cioè molto più confermato rispetto che andare a pescare la price action sull'intraday al primo segno di domanda appunto su un time frame più breve. Questo ovviamente a patto che inizi il ritracciamento, altrimenti la regola è sempre quella, ogni retest è un potenziale long finché funziona, però sappiate che prima o poi smetterà di funzionare, però finché c'è questa FOMO e questa domanda l'idea è quella che funzionerà. Poi ci scatta lo stop loss e poi si inizia a seguire il ritracciamento. Andiamo a vedere qualche altra coin, ad esempio Ether. Poi cominciamo a facciamo qualche piccolo vaneggiamento sull'all time high. Allora Ether, fortunatamente, è incredibile, perché io ero già pronto psicologicamente a veder saltare il mio stop loss, però incredibilmente non è saltato, è sotto gli 0,026, non dico a che livello perché porta iella, e adesso vediamo come approccia, che adesso purtroppo l'ha persa questa area. Il mio setup era sul reclaim dell'area stessa, su ipotesi che poi continuasse, in realtà ahimè dopo il reclaim ha di nuovo dumpato. Adesso c'è un po' di domanda, vediamo come continua alla luce del fatto che Ethereum dollaro ha un grafico discretamente bullish, guardate. Ha rotto questo livello qua, i 500 dollari, che sono una zona di offerta recente. E quindi questo è un bel segno, direi. E vediamo un po' come si muove, io la posizione ce l'ho comunque aperta. Poi l'altra interessante era Yearn Finance, che ve l'ho detto, io non l'ho aperta perché ho raggiunto il massimo, sapete la mia regola, in base alla dominance io mi espongo a un massimo di tot in altcoins, e Ethereum me l'ha saturato, visto che adesso la dominance è in uptrend, l'esposizione in altcoin concessa è minima per me, io seguo le regole in maniera ferrea anche se mi costa errori, e quindi in sostanza io vi avevo segnalato, io comunque ve l'ho segnalato perché era un bel setup secondo me, questa possibilità di insomma breakout e retest su questo piccolo pool di offerte che in realtà poi è diventato di domanda perché ha flippato, che si trovava a sua volta su un cluster di prezzo che faceva da livello chiave storico. Yearn Finance, tra l'altro, anche dal punto di vista fondamentale ha degli sviluppi interessanti in ballo di cui magari parleremo in separata sede. Poi cosa avevamo seguito? Sushi.
Avevamo seguito anche Sushi perché anche lui aveva un setup carino, andiamolo a vedere un attimo. Allora, ecco, c'era questa possibilità di fare, esatto, abbiamo fatto il primo higher low e adesso stiamo facendo l'higher high, quindi è interessante. Potenzialmente c'è un po' di forza anche su Sushi Swap, anche se sul settimanale il grafico è abominevole, veramente atroce, terribile, terrificante. Però c'è qualche piccolo segno, io ripeto, io non ho preso posizione, lo sapete bene, però insomma lo segnalo questa possibile inversione, qualche piccolo segno di inversione, diciamo, sul locale. Torniamo a vaneggiare un attimo su Bitcoin e vi racconto un po' quello che i miei pensieri sull'all time high, che ripeto non sono predizioni né niente, perché sennò sarei un ciarlatano se facessi predizioni. In sostanza, in che situazione ci troviamo? Ci troviamo in una situazione nella quale abbiamo una domanda pazzesca, ripeto, perché ogni dip viene assorbito, ogni flessione viene assorbita immediatamente e ci stiamo avvicinando sempre di più ai massimi storici. Io ho segnato 19.003 perché sulla chiusura settimanale è il massimo e sopra c'è il famigerato pool di offerta, quindi questa in sostanza è la zona dei massimi che c'è da bucarla per avere il reclaim confermato, cosa che non è più così lontana, è vicinissima se ci pensate. Ma come reagirà il mercato ad un attacco del genere? Le cose da tenere in considerazione sono alcune. La prima, spero che non mi abbia buttato fuori da skew, no, fortunatamente, è che i futures hanno un open interest ai massimi. Guardate che roba, allora eccolo, stiamo parlando di 6 miliardi e mezzo in totale, pazzesco se ci pensate, guidato da Binance che è quello con i volumi più alti e open interest ancora più alto su OKX e Bybit, interessante, curioso questo, e i volumi, guardate anche i volumi, facciamo time frame all anche qua, sono i volumi dei futures, di nuovo sono veramente ai massimi. Quindi in sostanza il mercato dei derivati è assolutamente quello in prima posizione. Quindi un open interest così alto cosa potrebbe comportare? Beh, ovviamente è un elastico che si tende, è il solito discorso. Il rischio che si palesa all'orizzonte è quello di, una volta che si innesca un movimento contrario, andare a generare della gran turbolenza, perché l'open interest si va a gonfiare con il proseguire di un trend in sostanza, perché più un trend aumenta più si vanno ad accumulare posizioni long, perché adesso è pura follia shortare, è inutile negarlo, qualcuno lo farà, però chi è che lo farebbe? Cioè shortare adesso sapendo che ogni dip viene riassorbito c'è il rischio di regalare veramente degli stop loss. E dicevo che durante un uptrend molto forte soprattutto si vanno appunto ad accumulare posizioni long e l'open interest cresce assieme all'accumularsi di posizioni long. Il problema è che con l'accumularsi di posizioni long si tira l'elastico, perché supponiamo che arriva domani una balena, un insieme di balene inizia a svendere smilionate di Bitcoin. Cosa succede? Succede che abbiamo un piccolo flash crash, come poteva essere questo ad esempio, come poteva essere questo qui che c'è stato. C'è da vedere poi qual è il follow up del mercato, perché ripeto non si può predire nulla. L'unica cosa di cui insomma mi sento di dire è che l'innesco è sempre un sell off notevole, se andiamo a vedere anche storicamente è sempre così, un bel sell off al quale magari, che ne so io, su un time frame di breve si vanno a creare magari dei costrutti di lower high, lower low, e allora qualcuno inizia a venire voglia di shortare. Ecco, questo io sto viaggiando con l'immaginazione. Io mi immagino che quindi la gente inizierà magari a shortare e i capitali comunque ingenti diranno mamma mia, questa è la caccia agli stop più facile del mondo, perché basta pompare un attimino il mercato e te li mangi tutti, fai saltare stop come se niente fosse. Quindi mi immagino un secondo impulso forte che va a mangiarsi tutti gli stop dei primi short, un conseguente al sell off appunto che vi dicevo prima. Una volta fatto quello, allora magari loro iniziano a fillare i loro short e da lì si potrebbe iniziare a verificare l'inversione reale.
Da qui a dire quando accadrà è veramente una predizione alla Nostradamus e quindi non lo so. Però sicuramente ci sono alcuni dati che ci possono essere utili, ovvero il gonfiarsi dell'open interest aumenta il rischio che dicevamo prima che ad un sell-off possa corrispondere un flash crash e quindi al primo possibile sintomo. E poi ovviamente se andiamo a rompere gli all time high ancora prima di ritracciare, questo aumenta ancora di più il rischio, perché chiaramente sopra gli all time high o in prossimità degli all time high la possibilità della prima ondata di short è abbastanza alta. Insomma, quante persone avete sentito dire sono pronto a shortare ai massimi? Ecco, probabilmente ce ne sono tante. E quindi niente, io mi aspetto una gran turbolenza e questo è il motivo per cui ho paura in verità ad operare ambo i lati, perché la turbolenza di fatto magari ti va a generare delle candele come questa e ti va a far saltare degli stop loss come questa, ma ovviamente più grandi, e quindi c'è un enorme rischio. Insomma, la posizione spot è una posizione che ci può stare, la posizione speculativa con lo stop loss che punta, cioè i setup rischiano di essere molto alterati, perché magari appunto c'è la svendita che ti fa il flash crash, poi viene subito riassorbito, ma nel frattempo ti salta lo stop loss. Se vai a shortare, di sicuro qualcuno te lo va a prendere lo stop loss in short, quindi diventa veramente un qualcosa di tendente alla scommessa. È una cosa che io tendo a evitare abbastanza. Io preferisco veramente un'operatività su un mercato più rilassato, anche a costo di aspettare. Però fortunatamente la posizione spot in mio portafoglio comunque mi permette anche di sfruttare queste situazioni, ed è per quello che di solito poi sono contento di mischiare bene le due tipologie di operatività in maniera complementare. Per 125 a 20k, sì esatto, leva 125 per, così sale dello 0,2% e via, stoppato. Non lo so, io sono curioso di vedere la price action che ci sarà e vorrei essere un exchange, perché pensate che roba, cioè essere un exchange e vedere quelle robe lì, quante fit incassi. Userai opzioni per monetizzare sulla volatilità? Questa è un'operatività interessante, perché potrebbero esserci delle come dire opportunità sulle opzioni curiose, magari qualcuna sottoprezzata o sovrapprezzata, e quindi andare a vedere un po' appunto le opportunità sul mercato delle opzioni, anche per coprirsi, fare, che ne so, una covered call per chi magari è molto esposto long e inizia a vedere del rischio di il rischio di top, insomma, per andare a smorzare un po' il rischio di top senza dover shortare. Così, quella è un'opportunità. Amici, io qua vi saluto perché abbiamo totalizzato anche oggi 1:10. Noi ci rivediamo, vi ricordo, lunedì, perché ormai rimaniamo sempre sul pezzo, ci aggiorniamo in continuazione. Mettere una posizione di copertura con BTC down, ma guarda, non mi piacciono molto quelle cose, ti dico la verità, BTC down non mi piace, perché se poi lateralizza ti massacra, c'è un caso abbastanza disperato. Tu dici adesso lateralizzare è la cosa più improbabile, ma mai dire mai. Non lo so, comunque preferisco lo short classico o una piuttosto un'opzione put oppure una vendita di call. Dicevo ragazzi, io vi saluto perché abbiamo parlato fin troppo. Bene a chi si è beccato le shitcoin, chi non se le ha beccate non preoccupatevi, perché ci saranno tantissime altre opportunità, pioveranno shitcoin e inizierò a introdurre anche altri modi per guadagnarle. State sul pezzo perché arriveranno presto. Vi aspetto sul nostro server Discord per chi non c'è, su Telegram per seguire tutti gli aggiornamenti giorno dopo giorno, e anche su Facebook, che così vi beccate i miei mini video per i neofiti, che male non fanno, soprattutto in euforia, dove la gente perde un po' il lume della ragione, c'è bisogno di farli ritornare un po' in carreggiata. Grazie per avermi seguito, vi auguro un buon weekend, niente all time high in diretta, inutile dirlo, chi lo sa, magari domani ci svegliamo con una bella sorpresa. Alla prossima!